Ciao a tutti ragazzi, siamo qui ad Aware MMA, come potete vedere, in compagnia di Leonardo Damiani. Ciao Leonardo, grazie della disponibilità. Ciao, grazie a voi. Come sapete, per quelli che non lo sanno molto male, Leonardo combatterà il 3 novembre in Ares, la promotion francese gestita da Fernand Lopez. Leonardo arriva da una vittoria strabiliante nell'ultimo evento di Ares, in cui è stato main event ai punti contro Tuchev. Leonardo, questo match sarà contro Laureano Staropoli, un fighter ex UFC, già. Grande esperienza anche per lui, sì. Cosa ne pensi di questo matchup? Ma credo che sia il matchup giusto attualmente per il mio avanzamento di carriera, nel senso che dopo il Dana White Contender e il Cage Warrior credo che di meritarmi un'altra possibilità di arrivare ai penalti, quindi questa sicuramente è la sfida che stavo cercando, è arrivata, l'abbiamo presa al volo e ci stiamo preparando per portare appunto la vittoria a casa. Chiaro, chiaro, assolutamente. Ares è una promotion quasi neonata, che nel giro di pochissimo tempo è già arrivata alla ribalta, è tra le migliori promotion europee. Vero. Come dicevamo, è uno di quei palcoscenici importanti dove uno ha veramente la possibilità di farsi vedere. Credi che con una vittoria il 3 novembre possa già arrivare il momento di una tua eventuale chiamata in UFC? È il tuo obiettivo quello là? Ti aspetti un percorso invece leggermente più lungo, considerato che tu sei classe 1990, che al giorno d'oggi per le arti marziali miste comunque è un'età ancora davvero giovane? Vero. Io credo che, come hai detto tu, appunto Ares sia una promotion, una delle più importanti in Europa. È vero, una neonata, ma con all'interno Ferdinand Lopez che sta spingendo molto sia dal punto di vista europeo e anche con i fighter, insomma, a livello internazionale, credo che possa portarmi nuovamente all'Olimpo, come lo chiamo io. Quindi sicuramente l'obiettivo non è mai cambiato, è sempre stato quello della UFC. Una volta abbiamo bussato le porte, ma purtroppo non è andata bene, e le sconfitte servono a questo, anche a prenderne atto, lavorare sugli errori e sicuramente migliorare, ed è per questo che credo che dopo questo match si spera ci sarà una chiamata o comunque una possibilità di ritornare in America. Assolutamente. Tu hai calcato palcoscenici tra i più importanti in questo sport per quanto riguarda a livello internazionale. Tu hai combattuto ai Cage Warriors, appunto ad Ares, e hai preso parte alla Dana White Contender Series. No. Volevo farti una domanda per quanto riguarda le Contender Series. No, non il tuo match in particolar modo, lo sappiamo, in questo sport si vince e si perde, ma come dicevi tu, non bisogna buttarsi giù d'animo, ci si rialza e si colgono le opportunità, esattamente come stai facendo tu. Cosa ne pensi tu personalmente del concept, del format della Dana White Contender Series? Da questo punto di vista, come sappiamo, bisogna vincere e convincere. Non è neanche sicuro con una vittoria nella serata di ricevere un contratto. La tua personale opinione, totalmente disinteressata, su quello che è quel format? Penso che il Dana White Contender sia un buon concept per quanto riguarda le persone che seguono magari da casa o dall'applicazione, appunto, la UFC, e per un fighter è sicuramente meglio entrare direttamente nel circuito, però Dana White si è visto lungo e quindi utilizza questo format per vedere chi veramente si merita un contratto, appunto, di 4 match all'interno della promotion. Posso approvare, diciamo, per il 50%, sarebbe meglio entrarci direttamente, però chiaro. Giustamente credo che sia una grande possibilità anche di nuovo ritornarci a combattere, quindi non posso essere contrario. Ti ho fatto questa domanda, sì, anche fastidiosa se vuoi, ma mi ha promesso che non mi picchia. Ci sono alcuni fighter, indipendentemente poi dal risultato, che la sposano pienamente, sì, e altri che invece sono restii, perché come dicevamo
dicevamo all'inizio di questa intervista, si vince e si perde, e non tutti sono d'accordo con il giocarsi la propria carta in un match diretto. Anche io personalmente apprezzo molto quel format, ma credo anche che arrivare in UFC da un altro punto di vista o con un altro percorso, come quello che stai facendo tu adesso, ovvero i combattimenti nelle promotion più importanti che ci sono al di fuori di UFC, sia un modo per arrivare davvero consacrati come fighter che si meritano quell'opportunità. Veramente. E hanno la possibilità in una categoria comunque, nel tuo caso complicata come i pesi welter, di poter dire la loro con i primi match-up, senza avere magari non l'ansia, perché voi l'ansia non l'avete, ma l'emozione del dire in questa serata 15 minuti e mi gioco tutto. Leo, come dicevamo, come sappiamo, tu fai parte e di Team Aurora, sei spesso qui ad allenarti, ma il tuo team è un altro, che è della tua città natale, Brescia. Esatto. Ci vuoi dire qualcosa e sul team e su come stai dividendo il training camp per questo match del 3 novembre? Mi alleno attivamente all'Underdog Combat Sport di Brescia e faccio dei camp mirati qua a Roma sotto la supervisione di Borg, che è il mio head coach. A Brescia mi alleno con Andrea Fontana, che è il mio coach di striking, e con Nicola Ferrari, che mi segue invece nel BJJ. Diciamo che questo team della mentalità aperta mi concede di andare in altre strutture ad allenarmi, fare sparring con molti atleti a livello italiano ma anche europeo, ed è per questo che come fighter sto crescendo molto negli ultimi anni, cosa che prima purtroppo non accadeva. È un po' la mentalità che abbiamo qua in Italia di avere l'atleta sotto la propria struttura, di dire no, tu non giri, tu non vai perché magari ti perdi e dopo non torni più da me, e secondo me è la cosa più sbagliata di tutte. Siamo come posso dire, uno sport di nicchia, quindi combattiamo in pochi in Italia, dobbiamo essere uniti, dobbiamo allenarci insieme, dobbiamo crescere insieme, dobbiamo far crescere insieme il movimento italiano, e questo dovrebbero capirla tutti i coach e tutti, diciamo, certo, gli atleti che sono all'interno delle palestre. Io personalmente condivido assolutamente questa tua opinione, capisco il perché in passato non fosse così quest'idea, ma mi rendo anche conto che i tempi si evolvono. L'MMA in tutto il mondo ci hanno insegnato che i camp, le esplorazioni in altre palestre con altri sparring partner, con altre tipologie di allenamenti, danno una mano al fighter, perché quando tu sali in gabbia non sai contro chi sei, non sai da dove viene, non sai con chi si allena, quindi più è ampio il tuo bagaglio culturale dal punto di vista MMA, meglio è per te come fighter. Ti faccio una domanda che per me è molto cara, proprio perché hai menzionato questo fatto riguardante il tuo team, che ti dà la possibilità e ti spinge ad andare a esplorare altre realtà per migliorarti come atleta. Dal tuo punto di vista, è vero che questo è uno sport individuale, perché nel momento in cui sali in gabbia sei tu con i tuoi coach all'esterno, ma sei tu contro il tuo avversario. Quanto pensi però che sia importante come fighter avere un team o più team su cui poter contare, anche per quanto riguarda l'allenamento? Prima, per esempio, Carlo Pedersoli ci ha fatto l'esempio, essendo voi sparring partner, chiaro, quando siete qua, chiaro, sì, l'importanza che ha per lui avere un te che si è concentrato al 101% durante il suo training camp, vale la stessa e cosa viceversa. Sì, esatto. Chiaro. Io, scusami se ti ho interrotto, ma ti volevo appunto dire questo, che sicuramente in Aurora non ci manca nulla, sia dal punto di vista degli atleti che dalla tecnica che dei coach, e neanche a Brescia, perché comunque siamo, diciamo, a casa nostra e siamo, chiaro, un po' nella nostra comfort zone, dove abbiamo tra virgolette tutto servito, però ecco, quando giro in qualsiasi palestra, soprattutto qua in Aurora, e trovo un Carlo Pedersoli che deve preparare un match, come trovo qualsiasi altro atleta che deve prepararsi, so che il 101% appunto, come dicevi, viene dato all'interno di qualsiasi sparring, di qualsiasi allenamento, di qualsiasi gris, e questo sicuramente dopo viene riportato anche in gabbia durante il match. È importantissimo, è fondamentale. Si posso attaccarmi anche con la cosa
del fatto di uscire dall'Italia, andare in America ad allenarsi, io credo che questo sia un po' una concezione sbagliata. In America l'unica differenza che c'è con noi, che comunque è una grossa differenza, è il fatto che magari all'interno della palestra troviamo 17 Carlo Pedersoli e 14 Leonardo Damiani o 14 altri atleti che si devono preparare per Bellator, USC o grandi promotion. Assolutamente. E quindi hai dei partner per lo sparring nei 10 o 12 con i quali girare in una sola giornata. E qua dobbiamo muoverci, dobbiamo fare 500 km, dobbiamo fare un'ora di strada per andare a allenarci con gli altri. Insomma, questa è l'unica problematica, però non ci manca nulla. Quindi... Infatti, oltre alla fatica, all'impegno che ci mettete in palestra, anche questo sicuramente fa sì che voi cresciate come fighter. Vero. E anche a livello umano. Ti faccio un'ultima domanda e poi ti lasciamo tranquillo. Dai. Non sappiamo se sei scaramantico, ma da noi usanza chiederlo. Non lo so, cosa dite? Ci vuoi fare un pronostico per il tuo match? Come dicevamo, avversario difficile, ex UFC, ma ci stiamo preparando bene, secondi a nessuno. Pronostico di Leonardo Damiani. Solitamente non faccio pronostici e non voglio neanche stavolta dire il come e il quando, però vi assicuro che ci stiamo preparando per finirlo prima del terzo round, quindi sarà un grande spettacolo, come al solito. Grazie Leonardo. Grazie a voi. Ragazzi, 3 novembre, Ares, Parigi, Leonardo Damiani contro Staropoli. Non perdetevi il match.